Signori, primo classificato, Martina Striano. Si è tenuta nello splendido scenario di Piazza a Mare la prima edizione del premio Canoro Città di Pozzuoli. Un palcoscenico, quello della manifestazione Canora, che ha visto nella serata conclusiva del 27 giugno la partecipazione dei 16 finalisti che hanno superato 2 mesi di eliminatorie. Con la formula ormai collaudata di tutti i talent show televisivi, i giovani talenti sono stati divisi in squadre, capitanate di volta in volta da Reika Inch e Mino Monelli, co-conduttori della serata nonché di un programma sull'emittente radiofonica Radio.0. La manifestazione Canora, organizzata dalla REM Eventi, ha rappresentato una kermesse importante per i giovani talenti, 16 dei quali sono stati selezionati a partecipare alla finalissima. La folta platea di pubblico presente alla manifestazione, complice di una splendida serata estiva, ha così potuto godere dello spettacolo fatto di tanta musica ma anche di tanto divertimento con il cabaret di Nando Varriale e Gennaro De Rosa. Quello che stava a trovare, se non ridono non ti parlo. Coraggio c'è anche ancora. E non c'è stavolta perché lui fa strade e pazzia. L'ingresso, peraltro gratuito alla manifestazione, ha visto susseguirsi i 16 cantanti finalisti: Giorgia Sorano, Annalisa Romano, Neve Gallo, Yolanda Capasso, Oriana Longobardi, Agnese Maione, Silvestro Genovese, Ludovica Broscritto, Miriam Tancredi, Agnese Valerio, Antonio Fanara, Martina Striano, Federica D'Angelo, Erberto Violetti, Giusy Volpe e Angela Corbisiero. Ospiti della serata anche Cristian Botti, Neila e Stefania De Francesco. Piano bar, lo troverai a suonar canzoni a Cardilluna. L'evento, patrocinato dal Comune di Pozzuoli, ha visto in rappresentanza di quest'ultimo l'assessore alla cultura Franco Fumo e il consigliere comunale Salvatore Caiazzo quale presidente della Commissione Cultura e Spettacolo. Per entrambi, oltre ai ringraziamenti doverosi, anche una targa ricordo. Grazie a tutti quanti. Grazie voi. A grazie mille. Grazie. Un momento, foto e cameraman ci sono, scappiamo. Per i vincitori della kermesse, al terzo posto si è classificato Silvestro Genovese, al secondo posto Antonio Fanara e al primo posto con il brano Feeling Good la splendida voce di Martina Striano, che oltre al trofeo ha ricevuto una borsa di studio nonché la possibilità di registrare un brano inedito con la MC Music. Oltre al premio per i classificati, il premio della critica e migliore presenza scenica è andato a Federica D'Angelo, che si è esibita con il brano It's All So Quiet. 2, 3! Sono per te, Martina! Tante le emozioni per i partecipanti. In una splendida e stellata serata estiva per la capofila cittadina flegrea, ormai avvezza ai grandi eventi mondani.